Buonasera nuovamente, benvenuti nuovamente alla terza serata della 28ª edizione di Alpi Giulia Cinema, la rassegna di cinema di montagna organizzata dall'Associazione Monte Analogo. Ringraziamo prima di tutto per il contributo Alp Station e le volontari di Arci Servizio Civile che come ogni anno lavorano per fare in modo che il festival possa riuscire. E questa serata, come insomma ormai saprete, è dedicata interamente alla speleologia con Els Bells Speleo Award. Tra poco ci saranno appunto le premiazioni con la menzione speciale la campana d'argento e la campana d'oro. Volevo però prima ricordarvi che a partire dal 1 marzo e poi nelle giornate dell'8, il 15 e il 22 marzo la rassegna si sposterà al bar libreria Knulp con la parte della rassegna intitolata Genti Montagne, storie di uomini e di donne dei mondi, di luoghi remoti, di migrazioni. Una parte della rassegna più culturale, se così si può dire, meno legata all'ambiente sportivo, escursionistico, esplorativo, ma più legata a storie appunto di uomini e donne che vivono nella montagna. E, tra l'altro al bar libreria Knulp ci sarà anche per tutto il tempo della rassegna, quindi dal 1 al 22 marzo, la mostra fotografica Selvagge e dolci Alpi Giulie del fotografo goriziano Carlo Tavagnotti. Direi che è arrivato il momento delle premiazioni di Els Bells Speleo Award. Invito Luis Torelli della Commissione Grotte Eugenio Boegan per la presentazione. Bene. Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua. E abbiamo passato il pomeriggio assieme con diversi corti interessanti, sia dal punto di vista dell'esplorativo, nonché della ricerca scientifica e anche in qualche modo per la didattica. E adesso passeremo abbastanza presto, ma volevo un attimo ringraziare anche Fabio Pescotti, che non so dove in giro, che un bel applauso perché mi ha dato una grandissima mano, è stato di grande aiuto per l'organizzazione e per la scelta anche del materiale. E chiaramente ringrazio la Commissione Grotte Eugenio Boegan, che fa parte della Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del CAI, per appoggiarci anche in qualche maniera economica per portare avanti le spese di questa manifestazione. E chiaramente Monte Analogo. Bene, io passerei dunque abbastanza subito alla premiazione della menzione speciale, per cui inviterei Matteo a citare appunto questa la menzione proprio. Grazie. Menzione speciale vince Spella Stares di Orlando La Carbonara. La seguente motivazione: un filmato che riprende scene di esplorazione e quindi particolarmente prezioso. Le riprese, specie quelle esterne fatte con l'uso dei droni, sono montate con un buon ritmo, supportato da un'equilibrata colonna sonora. In pochi minuti si riesce a dare una veloce panoramica del viaggio, della zona esterna, dell'avvicinamento alla grotta e dell'ambiente ipogeo. Sacco quello che potrei usare durante l'spedizione. Volevo solo chiederti qual è così la tua, come dire, emozione quando torni in Albania su quelle bellissime montagne che anche noi conosciamo perché siamo, come dire, un po' vicini di casa diventati, no? Beh, come ho detto un po' al raduno, noi eravamo qui della vallata a fianco. Beh, secondo me lì, cioè, quello che noi cerchiamo un po' è, cioè, il piacere della scoperta, nel senso, forse una cosa che a casa nostra, io parlo con un ragazzo di mia generazione, è diventato un po' più difficile uscire di casa e nel nostro intorno uscire e trovare grotte nuove o prosecuzioni facili, diventa sempre un pochino più faticoso, un pochino più impegnativo. Lì c'è un fascino un pochino più primordiale, cioè quasi un pochettino più legato agli anni passati, allora
questa voglia qua, perché c'è di animo lo spirito sicuramente. Grazie Mario, vogliamo venire su dalle pieghe a trovarci, così fa anche un po' di spiritualismo in questi giorni. Beh, ci vai a stagione, ha trovato anche la bora giusta. È stato bloccato quando ieri sulla strada per Postumia della neve, sì, giusto? Indietro. Ok, grazie Orlando. Grazie a tutto il gruppo. Passiamo invece alla premiazione della campana d'argento che vedete qui alle nostre spalle. Si aggiudica la campana d'argento Grotta dei Morti di Daniela Carina. Con la seguente motivazione: trama interessante, ben sviluppata, capace di spiegare in poco tempo sia la complessità storica della grotta che le grandi difficoltà incontrate durante i lavori. Le interviste, dal punto di vista contenutistico, risultano estremamente interessanti e ben congegnate, frutto di un grande lavoro di ricerca bibliografica e documentazione storica, e raccontano molto bene la perseveranza degli speleologi triestini. La campana è un po' cambiata, non so se vi ricordate le campane degli anni scorsi. Questa è prodotta da un artista anonimo, un artista locale, istro triestino, per cui insomma in puro legno di pino, insomma, pino marittimo. Brava! Anche se è un comodino, una credenza. Anche un credenza. Due parole. Qua c'è ancora un surplus, una bellissima corda. Se la fai? Grazie tante, grazie. Complimenti per il video. Volevo ringraziare tutti, perché questo video è stato comunque un lavoro di squadra. Grazie Daniela. Bene. Infine, il premio più ambito, la campana d'oro, che vedete qua alle mie spalle, e anche massiccia. E anche lo zaino saleva 28. Vince la campana d'oro SOS Baviera di Andrea Gobetti e Fulvio Mariani. Avvincente, raccontata magistralmente, il ritmo incalzante ed il montaggio impeccabile. Emerge il sentimento di solidarietà e di cooperazione internazionale che rende bene l'idea della fratellanza esistente tra gli speleologi di ogni latitudine. No, il film lo vediamo, poi direte voi. Però a questo punto non scappare, io inviterei fuori. Se qualcuno non dare l'occhio, dimentichi il secondo regalino. Lo so, dobbiamo da sci-alpinismo, bellissimo. Però a questo punto invito Roberto Antonini qua con noi, delegato del soccorso alpino e speleologico, che vedremo poi nel film, nelle interviste, è stato praticamente... Del soccorso?
uno dei protagonisti principali del soccorso in grotta. E magari poi, se vengono fuori tutti presenti, così facciamo una fotografia, perché io direi che insomma è un'occasione unica. Anzi, passare la parola. Sì, vorrei che venissero su tutti quelli che erano presenti in Germania. E anche la verma. Avanti, avanti tutti. Qualcuno c'è? Dove è la parola, mi passerei con il mio, e anche questa, la medaglia. Beh, ringraziamento da tutti loro, da tutti i ragazzi qui che si sono prodigati durante l'operazione di soccorso. E penso che l'unica sia vedere il film, perché al limite dopo possiamo tornare a vederci e fare qualche discorsetto. Grazie. Grazie a tutti. Leggiamo un attimo e ringraziamo i giurati che hanno dato il verbale. Al presidente della giuria di Iceberg's Speleo Award 2018, Fabio Pestotti, speleologo esperto, appassionato e produttore di video a tema speleologico. Gianmaria Valeri, classe 91, speleologo già formato, laureato in medicina, frequenta attualmente il corso di perfezionamento tecnico di speleologia. Domagoj Korais, giovane appassionato speleologo, studente della Facoltà di Fisica di Trieste, appassionato di fotografia, attraverso la quale insegue la luce tra il mare e gli altipiani del Carso triestino. E infine Marco Armocida, studente, frequenta il corso di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura all'Università di Trieste, giovane ma già esperto appassionato speleologo. Questi erano i quattro giurati.